Riprende domani alle 18 al Lanciano Forum di Castel Raimondo, in provincia di Macerata, il percorso di ascolto e di condivisione promosso dalla Regione Marche con coloro che operano ogni giorno nel sistema rurale marchigiano, imprenditori agricoli, rappresentanti delle associazioni, mondo accademico, istituzioni e cittadini. Continua così l'impegno per dare voce ai territori, ognuno con le sue specificità. Dopo le prime tappe di Jesi e Montegiorgio, le restrizioni legate all'emergenza sanitaria avevano imposto un'interruzione, ma oggi il PSR, il programma di sviluppo rurale, torna al centro del dibattito. Si proseguirà mercoledì 12 maggio alla cantina sociale Valdaso a Montalto delle Marche per concludere il ciclo di incontri giovedì 13 a Monbaroccio al convento del Beato Sante, sempre con inizio alle ore 18. Si parlerà del piano di sviluppo rurale, di come collocare queste risorse straordinarie che sono arrivate per questi 2 anni, che ammontano circa 200 milioni di euro, che noi vorremmo utilizzare per rilanciare l'agricoltura, per fare in modo che le imprese agricole ricomincino a investire e soprattutto con una modalità, quella che ci è stata anche richiesta da parte di molti imprenditori agricoli, di sburocratizzare. Quello che è il nostro obiettivo è quello di rimettere al centro gli investimenti per l'agricoltura, ma fare in modo anche che ci sia una crescita in filiera. Infatti abbiamo previsto per la prima volta un contributo per l'agroindustria. Gli appuntamenti si svolgeranno in presenza nel rispetto delle regole anti-Covid, ma potranno essere seguiti anche online. Infatti è prevista la diretta sui canali social del PSR Marche. L'iniziativa più importante che verrà effettuata con questa quantità di soldi europei per lo sviluppo rurale sarà quello di riportare molti giovani a investire in agricoltura. Il ricambio generazionale è al centro delle nostre politiche agricole e collocheremo diverse decine di milioni di euro per tutti i giovani che vorranno aprire una nuova attività agricola.